I like the smell of the sea because you cannot buy it. Non credo di aver ben capito il... Uè, bentornati all'infiltrato. Oggi nessuna indagine nel variegato mondo complottista né alcuna velata critica alle correnti più bigotte della società. Oggi, vista la mia innegabile attitudine da businessman, ho deciso di mettere al servizio della community il mio know-how, la mia grande attitudine al problem solving e tutti quegli altri inglesismi che si scrivono nel CV. Sì, insomma, sono andato un po' in giro su LinkedIn a fare il coglione. Per chi non lo conoscesse, LinkedIn è un po' il Tinder del mondo del lavoro. Lo si usa per trovare lavoro, lo si usa per adescare nuovi schiavetti per la propria azienda oppure per far vedere al mondo quanto siamo fighi condividendo post motivazionali che facciano capire quanto è lungo il nostro curriculum. Eccomi quindi qui per voi con alcuni consigli imperdibili per costruire il vostro profilo e riuscire a trovare il lavoro dei vostri sogni. La prima cosa che mi sento di consigliarvi è di essere sempre sicuri di voi stessi. Voi non siete solo bravi, voi siete esperti. Agente di commercio espertissimo nella vendita. Anzi, non siete solo esperti, siete espertissimi, perché è solo essendo espertissimi che potrete trovare un ruolo da espertissimo, come l'espertissimo di informatica all'avanguardia. Uno dei ruoli più ricercati dalle aziende oggigiorno, lo stagista espertissimo è la figura chiave della società moderna. Comunque, se da un lato dovrete apparire sicuri di voi stessi, dall'altro dovreste essere anche un po' umili. Fate come Ezio, che con grande umiltà scrive: scusate se sono sempre qualche anno avanti. Certo, umili, ma non troppo. Non fate come lui che con suprema mestizia ci scrive: da quando ho rilevato il locale a Roseto degli Abruzzi ho perso tutti i clienti perché la cucina fa schifo, il servizio è scadente, il locale è mal curato. Potete vedere le recensioni su Trivapor, tutte negative. Ma ho un locale che prima fatturava 2 milioni di euro con la vecchia gestione, da quando ho preso io in mano il locale da circa 2 anni non fatturo neanche 100.000 all'anno. Che va bene, apprezzo l'onestà, ma potrebbe non essere il massimo per pubblicizzarsi su LinkedIn. Comunque, essere trasparenti di solito paga. Un po' come lui che alla domanda dove lavori risponde con un milanesissimo: figa, saranno cazzi miei. Quindi ok, trasparenti ma non troppo. Potrebbe non fare al caso vostro far sapere al vostro prossimo datore di lavoro che il vostro ruolo in azienda al momento è quello del terrorista presso Ribelliamoci, oppure quello del ladro presso Banca di Taranto. Tra l'altro con sede a Bologna, quindi anche una bella vasca ogni giorno. Un'altra cosa importante, non buttatevi troppo giù. Amico mio, non mollare. Bene, ora che avete ben chiaro come presentarvi, è il momento di far capire al vostro futuro datore di lavoro che personalità siete, con una bella frase che vi rappresenti appieno. Vincere e vincere... No, meglio provare qualcos'altro, magari. I like the smell of the sea because you cannot buy it. Non credo di aver ben capito il senso, raga. Volate basso, dovete risultare comprensibili. Tira più un pelo di figa che un carro di buoi. Ok, penso che ti assumerò. Comunque, se proprio non dovesse venirvi in mente alcuna frase rappresentativa, non preoccupatevi, potete sempre usare la descrizione per far capire bene la vostra personalità. Date risalto alla vostra autonomia, come lui che si definisce un sollevatore di ipotesi, nonché imprenditore della strada, ma anche leader di se stesso. Oppure puntate sul vostro aspetto fisico, come lei, che è una bella figa. Insomma, fate emergere sempre qualcosa di positivo sulla vostra personalità. Come lui, che fieramente si definisce omofobo. Oppure fate come lui, fate emergere la vostra fede. Italiano, rossonero milanista, conservatore. Una persona molto, molto profonda. Comunque, se non vi viene in mente niente, buttatevi sulle supercazzole. Fate come Umberto e scrivete che siete uno spacciatore di emozioni. Lavorate sodo, non smettete mai di sognare e vedrete che la carriera vi premierà. Magari comincerete dal basso, studiando un corso di sega avanzata. E una volta ottenuto il diploma potrete ottenere un primo impiego da penetration tester, per poi finalmente giungere al titolo di minchia. Ma il vero successo lo raggiungerete a fine carriera con il ruolo di minchione. Per dimostrare la vostra cultura, condividete il vostro percorso educativo. C'è chi ha frequentato il liceo scientifico con maturità scientifica. Una battuta che mi avrebbe anche fatto ridere se solo non mi fossero venuti 10 infarto per quello scientifico scritto senza I. L'universita della vita e l'università della strada sono ottime e molto frequentate. Potete trovarci colleghi che studiano bussines.
gente che ci fa i master e persino qualcuno che è riuscito ad avere la laurea conferita honoris causa. L'Università della Strada è un ottimo polo educativo perché ti dà accesso ad uno dei percorsi educativi più blasonati dalla nostra società. L'imprenditore presso me stesso. Comunque, qualora non doveste aver frequentato alcuna scuola, non vi preoccupate perché potrete sempre far colpo con le vostre competenze. Capita quindi che affianchi alle proprie conoscenze in elettrotecnica una buona attitudine a bere birra al bar, chi è espertissimo. Così, senza specificare. Espertissimo. Chi annovera tra le proprie caratteristiche la nobiltà d'animo. Chi si definisce inarrestabile. Sarà Lupin? Chi affabilmente afferma di essere un simpaticone e chi, molto prosaicamente, afferma di avere erpisellone. Chi fieramente dice di essere un rompicoglioni, tra l'altro confermato da due persone, quindi è affidabile come descrizione. E c'è poi chi si distingue per la varietà delle proprie competenze, taglio e cucito, cartomante, ma anche pizza al taglio. Ora il vostro profilo è pronto, voi siete pronti, quindi è arrivato un momento molto importante, ovvero capire cosa volete fare nella vita. Non vi preoccupate perché ho qui per voi un sacco di consigli interessanti. Se ne avete la possibilità, il nulla facente ed il pigrone sono professioni in grado di darvi grandi soddisfazioni. Un altro modo per guadagnare soldi senza fare niente è il libero pensatore, che di base è la stessa cosa di prima ma scritto in modo molto più professionale. L'unico problema è, insomma, è una professione un po' affollata al momento. Se no, posso consigliarvi di fare la facilitatrice sistemica, che è un po' il lavoro del futuro, secondo me. Lo spacciatore di stile, molto underground come branca della moda, o vabbè, lo stronzo, che insomma è un mestiere intramontabile, ne conosco tanti. Prima di finire la puntata, un saluto ai colleghi, ma anche ai nostri nemici giurati assunti presso i nostri maggiori concorrenti, la Libertà S.P.A. E vi saluto anche con esempi di carriera che possano in qualche modo ispirarvi. Qui abbiamo l'esempio di un individuo che, dopo anni passati nel mondo del lavoro tradizionale, ha deciso di mollare tutto per diventare un guru spirituale. Che non è male, c'è una bella varietà tra Santini e Santoni oggigiorno. Qui invece non un semplice imprenditore di se stesso, ma un CEO di se stesso, che però, come lavoro secondario, ha scelto di fare il patriota, che penso di recente sia un lavoro abbastanza popolare. Qui un altro che, dopo anni passati a vendere assicurazioni, ha deciso di rafforzare le proprie tecniche di vendita dedicandosi all'ipnoterapia. E qui in chiusura invece un esempio di carriera per tutti noi, partendo dal basso come portacaffè, è riuscito a diventare CEO di due grandi aziende, a lavorare per la Nestlé in un ruolo di poco rispetto, ma il punto più alto della propria carriera penso che lo abbia raggiunto diventando un cavo di rete presso Kiwi, che ci commenta anche come non so che cazzo sia Kiwi. Spero che questa puntata un po' più leggera vi sia piaciuta, vi do appuntamento a un prossimo video, magari un po' più impegnato. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un mi piace, condividete il video, lasciate un commento. Il solito, mi trovate anche sugli altri social, su Telegram, su Instagram, trovate tutti i link in descrizione. Io vi saluto e vi auguro di realizzare tutti i vostri sogni, soprattutto se come me sognate di diventare un annusatore di meloni.